Nei giorni scorsi il Comitato per la sicurezza finanziaria del Ministero dell'Economia ha approvato importanti provvedimenti di congelamento di beni nei confronti di oligarchi russi, che sono stati prontamente eseguiti e continueranno a essere eseguiti nei prossimi giorni. And I would really like to see analogous similar measures being taken by all our countries. La Banca d'Italia ha chiesto agli istituti di credito di comunicare le misure di congelamento applicate e di fornire i dettagli sui soggetti coinvolti e sul valore e sulla natura dei beni. Voglio ringraziare il Ministro dell'Economia, la Banca d'Italia, la Guardia di Finanza per l'eccellente lavoro fatto finora. And now we have to act, all of us, with speed on this point. L'Italia sostiene pienamente l'Unione Europea anche nella gestione della crisi migratoria. Questo è il momento della solidarietà e dell'accoglienza. Sono valori fondanti dell'Unione Europea e principi che l'Italia mette in pratica da anni. Il 3 marzo abbiamo sostenuto la storica approvazione dell'attuazione della direttiva europea sulla protezione temporanea degli sfollati, a beneficio di chi fugge dalla guerra in Ucraina. Abbiamo già stanziato 110 milioni a favore del governo ucraino e stiamo intervenendo per aiutare i rifugiati con aiuti finanziari e materiali sanitari tramite la Croce Rossa, la Protezione Civile, la cooperazione italiana. Continueremo, come sempre, a fare la nostra parte, anche grazie al lavoro che stanno facendo il Ministero dell'Interno, le prefetture, e devo ringraziare in particolare i sindaci di tanti comuni italiani.